E c'è appunto Tronchini impegnato in questo momento, mentre è il Recco che tira ed è la prima rete di Galli. Galli dopo 28 secondi ha portato in vantaggio il Recco. Galli, il vostro cronista, che è ligure, che ha seguito con amore da sempre la pallanuoto, si fa tifo per una squadra che, ecco, ed è Galli che ripropone l'azione. Azione pressata, gira molto bene, avete visto Tronchini, va a vedere soltanto parzialmente la partita. La rete di Fia, ripetiamo, è stata annullata, mentre al tiro e segna, ed è valido Baldinetti. Baldinetti per il Recco a 2 minuti e 0 tattica. L'Alpen cerca di stancare e molto attento, non c'è discussione, sempre in vantaggio l'Alpen al tiro e rete di Pilstro. Ora Baldinetti, c'è libero Ragosa, rigirata molto bella di Tronchini, il Recco che siamo tornati in parità. È Tronchini che la palla, tiro, Mistrop, il portiere dell'Alfen, Ragosa, apertura molto interessante per Galli. Van Es, l'olandese Van Es, è stato espulso a 12 secondi dalla fine del primo tempo. Il Recco in vantaggio e realizza con Galli, in vantaggio, ed è tipico della squadra campione d'Italia, degno delle migliori considerazioni. Franco Lavoratori e Mario Cevasco, ecco, ma anche Punk, e al tiro Van Es, Alberani, Ragosa, giocatore molto interessante, esperto, tira dalla media distanza, Chini controllato, Ragosa, gira molto bene, Galli, Baldinetti, tira Baldinetti, Pilstrom, Fiera ancora, tiro ribaltato, palla a favore di Tronchini, Galli, è misto di stancare gli avversari, Ragosa, tiro, parata, Convinsun ancora, tiro para Alberani, Pilstrom, tiro di Pilstrom, para, para ancora Alberani, è la sagra di Alberani, vero Lavoratore, diretta e tiro improvviso a un secondo dalla fine. E sta scorso così anche partita, perché purtroppo se ne è a Londra. Ecco, Lavoratori, diremo che la tattica è stata giusta, no? Dell'Alpen, ancora fallo in favore dell'Alpen, nuota Fier a distanza, tira e segna. È stata un'azione ed è Fier che nel trebbe la partita così come la vuole il tifo di questa città, Genova. Per Baldinetti, l'aspetta Galli, entra dei 4 metri, Galli al tiro, tira ed è rete, Galli 5-2 in favore del Recco. Berani, questa veramente è la sua grande serata e difatti la è, para su lui, pallone per Peri che sciupa questa occasione, fallo veramente notevole di Castagnola e Verbon, l'occasione buona, non ha nessuno davanti, Baldinetti alla distanza, palo, ma c'è stato un fallo di Bunk ancora, Galli, rete, Galli non sbaglia ed è 6-3, questo momento psicologicamente difficile, Pini, Bertazzoli, tiro, vantaggio numerico per l'Alpen. La posizione favorevole a 4 a favore del Recco. I vigili del fuoco, i vigili urbani,
gli addetti alle misure di sicurezza, e c'è stato un errore di Bertazzoli, è in vantaggio numerico l'Alpen, si spera in un altro miracolo, in un'altra prodigiosa parata che purtroppo non c'è. Ora la tattica è di Attila, ovviamente un momento molto delicato. Ti vorresti tu in vasca? Magari. E ora vediamo Tronchini para fortunosamente su rimbalzo, ed è Baldinetti. La cerca ma non trova l'energia per fare, la partita ormai è più sul piano fisico e su questo forse gli olandesi sono più avvantaggiati. Avete visto Daltrui per Baldinetti, Daltrui per Baldinetti, e Baldinetti non sbaglia. Che il record rimanga tanto freddo da segnare e la coppa è la sua. Ora l'Olanda, l'Alpen gioca, Fier si rovescia, tira per Bertazzoli tira dalla media distanza, rimbalza la palla sull'arco che fa specchio, e ora palla all'Alpen, c'è Galli, palla a favore, Galli, palo, Galli ancora, Galli, gol, a 11 secondi, 8 a 5, il portiere dell'Alpen, Mistorp, sale, insulta l'arbitro, abbandona la vasca. Ha poco peso perché in 11 secondi avere o non avere il portiere è la stessa cosa. 8 secondi. Fallo in favore dell'Alpen, 5 secondi. Convinsun para Alberani, un secondo, è finita. Pizzo viene aggredito dietro la porta, in aggredito d'affetto, tutto il pubblico è in piedi, non vuole essere buttato in vasca Eraldo Pizzo, rifugio di gioia, esplodono i mortaretti. Federico Battezzati, assente il presidente della Federazione Italiana Nuoto per motivi di salute, Ferrucci, l'uomo del Recco, non può che complimentarsi ovviamente con questa squadra. Felicissimo per Ferrucci, per lo Stefano del Recco e soprattutto per la pallanuoto italiana. È una vittoria che ci tirerà sul morale a tutti. Ci vediamo, Eraldo. E lo so, ma gli anni cominciano a pesare. Bertazzoli. Giocare per la Proreca, viva la Proreca! Poi magari la batte in campionato. Vabbè, speriamo. E ora tutti intorno a Eraldo Pizzo, abbiamo anche Novella Caligaris. È un successo enorme mentre Pisco finisce in vasca. È la cosa più stupenda che potesse succedere in questi ultimi anni, la pallanuoto ha bisogno di questi successi. Abbiamo dimostrato che siamo campioni d'Europa e quindi possiamo tranquillamente sperare alle Olimpiadi di ripresentare, se abbiamo un club del genere, un'altra pallanuoto. Io sono convinta che non sei venuta qua, non tanto per l'intervista, tanto per salvarti da un bagno. No, assolutamente, io sono venuta qui per... non per l'intervista, ma perché hai visto quanti per salvarti da un bagno. Per salvarti da un bagno. Anche. E ora con Franco Lavoratori continuiamo la nostra analisi. Un gran primo tempo, la grande paura e poi Galli, l'uomo delle 5 reti, l'uomo che veramente ha deciso la partita. Senz'altro. Fatto Galli, posso aggiungere però sicuramente un Baldinetti che ha fatto un gol meraviglioso di forza e un sempre presente Alberani che per tutta la partita non possiamo fargli nessuna punta. Ora questo Recco cosa può inseguire di altro? Inseguiva questa Coppa dei Campioni con la stessa tenacia con la quale la seguiva la Juventus. Senz'altro, io